Buon martedì, benvenuti a tavola, buongiorno Luca. Ciao. E benvenuti al ristorante Dal Conte in via Salmenega 14 a Santa Giustina. Facilissimo da raggiungere, eh? Passate diciamo la parte centrale, il centro abitato di Santa Giustina, dirigendovi verso Busche. A un certo punto, a metà rettilineo, c'è una piccola curva verso destra e lì il cartello che a destra porta verso Salmenega, una frazione meravigliosa e il tuo ristorante è inserito in un contesto veramente paesaggistico molto molto bello, anche perché qui sì. Siamo proprio nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Dunque Luca, parlami un po' della cucina nel dettaglio, che cosa preparate di buono? Nella nostra cucina noi facciamo molti piatti locali, diciamo, tipici, dal come antipasti cerchiamo di usare gli insaccati nostrani, uh-huh. I primi fatti in casa, dalle tagliatelle all'anatra, strozzaprette alla tirolese, ai vari tipi di gnocco, di zucca, di pane, di patate, sempre con sughi fatti dietro le stagionalità. Perfetto, quindi è molto importante abituare anche il cliente a capire che va seguito il ciclo, no, della natura. Esatto, i prodotti inseriti sono tutti quasi tutti a chilometro zero o raccolti da noi stessi. Bravissimi. Come secondi, la nostra specialità è il gallo in teccia e l'anatra in teccia, fatti come facevano i nostri nonni, allo schiz, che viene acquistato nelle nostre latterie, quindi non prodotti diciamo della grande distribuzione. Il venerdì sera facciamo la serata al pesce pescato del Mar Adriatico, soprattutto a roba di Laguna Nostra, al risotto coi go. Chi li pulisce i go? Il nostro cuoco. Chef. Il nostro chef. Tutta la mia stima. Alle fritturine di calamaretti, zottoli, le schiette. C'è sempre il baccalà alla bellunese, che è leggermente in umido, leggermente rosato. E volendo si potrebbe prenotare anche una cena interamente di pesce? Certo, su prenotazione si fa. Bene. Durante l'anno funziona anche la griglia esterna, dove si può trovare dalle grigliate miste ai vari tipi di carne, all'agnello, alle costate di manzo, le fiorentine di manzo. Possibilmente cerchiamo di usare i manzi nostrani e gli agnelli, anche di solito usiamo l'agnello dell'alpago. Questo mi fa molto piacere perché poi alla base c'è proprio un discorso etico che stanno seguendo numerosi ristoratori e questo insomma rende loro onore. Oggi andiamo in cucina, prepariamo gli strozzapreti alla tirolese. C'è da dire che gli strozzapreti, scusatemi, sono fatti interamente a mano. Diamo velocemente la ricetta base, ma è facilissima. Ricetta base comprende farina bianca, farina di semola, appena un pizzico di sale e acqua tiepida. Anche qua impastateli e ovviamente gli strozzapreti sono tutti irregolari. Irregolari, per cui... ma sono fatti a mano uno per uno. Ok, allora andiamo in cucina a vedere la restante parte della ricetta. Mettete del burro in un sauté, aggiungete dello speck a cubetti e fate rosolare. Gettate gli strozzapreti in acqua bollente, salate e aspettate che riaffiorino. Versateli nel sauté, spadellate, pepate, salate e aggiungete la panna e il formaggio grana. Tirate la salsa, quindi impiattate. In chiusura di puntata, Luca, il numero telefonico per le prenotazioni? 0437 858 364. Dillo. Benvenuti a tavola. E noi ci rivediamo domani puntuali alla stessa ora.